Sono 2.000 i manifestanti provenienti da diverse zone della Sardegna che questa mattina si sono ritrovati in Piazza dei 100.000 a Cagliari per prendere parte alla manifestazione promossa dal coordinamento dei Comitati Sardi per la Sanità Pubblica. È una catastrofe, ci stanno mandando da tutte le parti, il nostro ospedale sta solo, mi sembra, trasformato in un ospedale per i trasferimenti dei pazienti. Oggi siamo qui per difendere la sanità pubblica da un attacco senza precedenti. Si vogliono chiudere gli ospedali mentre gli ospedali ci sono e devono funzionare. Gli ammalati, i cittadini vanno curati, vanno potenziati gli ospedali, vanno fatti piani di assunzioni e vanno incrementati con medici e infermieri. Chi parla di chiudere gli ospedali parla di un crimine verso la sanità, non lo meritano i sardi, non lo merita la nostra sanità. Tutte le nostre possibilità di poter lavorare per il paziente sono inficiate dalle liste di attese lunghissime, dalla carenza degli specialisti pubblici e dunque l'invio a volte o rivolgersi ai pazienti al privato che logicamente ritarda di parecchio perché molti pazienti logicamente economicamente non possono sostenere questa spesa. Al centro della protesta non solo le lunghe liste di attesa, la chiusura di reparti ospedalieri e l'inadeguato numero di medici di base nei territori, ma anche la delibera approvata il 1 giugno dalla giunta regionale che prevede la realizzazione di nuovi 4 ospedali in Sardegna. Noi siamo per la difesa delle strutture esistenti, noi non possiamo rinunciare al certo in attesa di qualcosa di fumoso che non sappiamo neanche se ha copertura finanziaria, ma poi un piano di riforma ospedaliera deve essere deciso dal Consiglio, dalle istituzioni, non deve essere deciso da un gruppo di amici, da una parte della giunta regionale. Questo non è accettabile. Noi come comitati vogliamo avere voce in capitolo anche su queste decisioni, perché questi sono soldi di tutti i sardi, non sono soldi della maggioranza. L'apertura di 4 nuovi ospedali è una proposta folle, è una proposta di pura propaganda che viene fatta a fine legislatura. Gli ospedali ci sono e funzionano. Il Brozzo, l'oncologico sono ospedali di rilevanza nazionale. Devono funzionare, devono essere potenziati con le risorse umane, con tutti gli apporti tecnologici e strumentali.